Mister, gara difficile contro un avversario tosto, primo tempo di marca loro, secondo tempo di marca Juve Stabia. Ci siamo ritrovati a subire un calcio di rigore, per fortuna l'ha parata per Parrichiello, però abbiamo colpito un palo con Di Lorenzo e siamo andati vicinissimi al gol, almeno in 3-4 occasioni nel secondo tempo. Ecco mister, c'è un po' di rammarico. Sì, dai, un po' di rammarico, innanzitutto buonasera a tutti. Un po' di rammarico c'è, come hai detto tu, primo tempo di marca loro forse, anche se non è che hanno creato chissà cosa, ma stavano meglio di noi messi in campo, hanno giocato meglio di noi. Secondo tempo abbiamo creato, a parer mio, almeno 4-5 palle gol, ma limpide, cioè di quelle là che bisogna solo spingerle dentro. Un po' vuoi un po' di sfortuna, un po', ecco qua quello che dico sempre, che bisogna andare cattivi sulla palla, un po' per altre situazioni non le abbiamo concretizzate. Facciamo in modo che in settimana si lavora e cerchiamo di fare meglio. Ecco mister, ad un certo punto della partita, verso la fine, ti sentivo dire ci siamo abbassati, però poi alla fine abbiamo provato comunque, anche Leone all'ultimo ha sfiorato il gol. Infatti questo mi riferivo quando l'impatto con la palla con più cattiveria, proprio a Leone, che ha avuto l'occasione del gol vittoria sul piede, ha calciato troppo lenti. No, dicevo, ci eravamo abbassati e concedevamo un pochettino troppo spazio a loro, è quello che non volevo, è quello che abbiamo fatto il primo tempo. Per il secondo tempo siamo stati bravi a non farlo e abbiamo giocato bene da come sappiamo giocare, per questo dicevo ci siamo abbassati, però come dici tu alla fine comunque abbiamo creato 3-4 palle gol importanti, però sarà per la prossima, l'importante è sempre la crescita dei ragazzi e andiamo avanti per la nostra strada. Adesso c'è la sosta. Adesso finalmente c'è la sosta perché abbiamo fatto un bel tratto lungo, ricarichiamo le batterie e partiremo più forte di prima per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza, diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia.